evitare che la criminalità organizzata metta le mani sui soldi pubblici tramite gli appalti. È questo l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto fra il governatore Enrico Rossi e il capo della direzione investigativa antimafia di Firenze, Stefano Buselli. Il protocollo prevede che la Regione metta a disposizione della DIA i dati contenuti nelle banche del sistema informativo telematico degli appalti toscani e del sistema informativo sanitario della prevenzione collettiva. Noi tutte queste informazioni con questo protocollo le passiamo al Dipartimento Investigativo Antimafia e quindi possono svolgere indagini a partire da un quadro di conoscenza molto più approfondito. La DIA utilizzerà i dati per le proprie indagini con notevoli vantaggi. È una delle opzioni del protocollo che consente e offre una possibilità di georeferenziazione del cantiere che sta per essere insediato, per essere aperto. Quindi stazione appaltante, la ditta che si occuperà dei lavori e soprattutto la sua collocazione geografica, con enorme risparmio in ordine, diciamo, in termini di tempo e di precisione dei dati. La DIA a sua volta segnalerà all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici l'eventuale mancato adempimento da parte delle aziende degli obblighi informativi verso gli uffici regionali. Nel 2014 sono state 3 le società estromesse da appalti pubblici in Toscana per problemi di mafia. Le province più interessate dal fenomeno sono quelle di Pisa, Grosseto e Massa Carrara. Siamo tutti sotto shock, ma non riusciamo a spiegarci quanto è accaduto. Porcari è una grande come un fazzoletto, ma produce il 20% della ricchezza della provincia di Lucca. Qui il lavoro non manca. Queste le parole del sindaco di Porcari, Alberto Baccini, sulla tragica uccisione di Francesco Sodini, caporeparto alla Lucart, freddato con 13 colpi di pistola da Massimo Donatini, che proprio alla Lucart lavorava. L'ha ucciso per paura di essere licenziato. Questo avrebbe detto alle forze dell'ordine l'omicida 43enne. Secondo la ricostruzione delle stesse forze dell'ordine, Donatini sarebbe uscito da casa sua alle 5:30 del mattino, dirigendosi verso la casa del caporeparto, dove lo ha atteso in strada, e non appena il 52enne è sceso per recarsi al lavoro, gli ha sparato. Da qui poi ha raggiunto il centro storico per costituirsi presso il comando provinciale dei carabinieri. All'omicidio avrebbero assistito testimoni, tra cui la moglie di Sodini. Sconcerto tra la popolazione e tra i colleghi dei due uomini. Interessanti i dati emersi dall'indagine trimestrale di Unioncamere. Secondo quanto rilevato, il 10% delle imprese attive nei primi 3 mesi dell'anno in Italia sono di proprietà di cittadini stranieri. Su circa 3.200.000 ditte individuali, una cifra pari quasi a 335.000, sono in mano a non italiani. La provincia dove queste risultano più presenti è quella toscana di Prato, dove 6.718 imprese, quasi il 40% delle attività, risulta proprietà di cittadini di origine cinese. Anche Firenze risulta nei primi posti, il terzo gradino del podio in questa classifica, dopo Prato e Milano, che registra una percentuale di quasi il 22%, è infatti occupato dal capoluogo toscano, dove le ditte straniere sono 10.270. Nella nostra regione la stragrande maggioranza degli imprenditori stranieri risulta proveniente dalla Cina. I cittadini cinesi risultano infatti proprietari di oltre 16.000 attività, per lo più concentrate nel settore tessile, con percentuali però rilevanti anche nella ristorazione, dove ricoprono un'importanza rilevante anche gli egiziani. Se guardiamo il quadro nazionale, invece, il maggior numero di imprenditori stranieri risultano provenienti dal Marocco, con oltre 64.000 attività. Settimana di Pasqua movimentata per i carabinieri della compagnia di Borgo San Lorenzo in provincia di Firenze. A seguito di alcuni furti avvenuti a Ronta, i primi giorni della settimana i carabinieri mugellani hanno espletato numerosi servizi notturni, nel corso dei quali sono state controllate oltre un centinaio di persone di autovetture. A Vicchio un 52enne fiorentino è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione per evasione dagli arresti domiciliari, e sempre a Vicchio i carabinieri hanno tratto in arresto provvisorio e fini internazionali un badante 40enne peruviano domiciliato nel Mugello e regolare in Italia, ricercato dall'Interpol, poiché accusato dalle autorità peruviane di aver partecipato nel suo paese ad una rapina a mano armata con altri connazionali. Scazzottata in un noto locale notturno invece di San Piero a Sieve, i carabinieri sono intervenuti per una lite scattata presso il locale, dove nel corso della serata un giovane, sembra per futili motivi, ha ricevuto un pugno in faccia da un altro ragazzo in corso di identificazione. In tema di sicurezza, 2 persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica con ritiro delle patenti di guida, mentre una terza con tasso alcolemico inferiore è stata sanzionata amministrativamente.